amicissimi di Player Inside, quasi fratelli se vogliamo, ma meglio che fratelli, ragazzi e ragazze. Oggi siamo tornati con il Mercoledì Dreams in questo clima di E3 2019. Sì, concluso, appena concluso, ragazzi, era abbiamo concluso. Visto Cyberpunk, che è fantastico, sì. E quindi Cyberpunk Chill Zone, quindi vediamo un po' se ci fanno giocare un po' a Cyberpunk. Giochi tu? Gioco io. Scommetto gameplay, sì. Scommetto gameplay, guardate, siamo all'interno di una città che sì. Sembra un po' cosa? New York? Gotham. Gotham, in realtà. Ecco, entriamo. Quindi in realtà Cyberpunk perché è fluo qualche cosa di sì, è proprio Cyberpunk, capito? Cioè, mi devi dire se questo non è Cyberpunk. Sì, lì ha messo un sole retrowave. Retrowave, qui però c'è una stanza un po' così. Un po' classica, un po' no? Classica. Che quasi cozza con il con resto. La TV marca brand. Ok, e poi c'è TV brand, sarebbe il marchio del televisore. C'è anche la PlayStation 4. C'è anche la PlayStation 4, quindi ragazzi, nel 2077 c'è ancora Sony che sì. Fa le PlayStation 4. Sì, molto bello. Vabbè, sarà una retro console. Sushi, porca miseria, cucina, usciamo. Ah no, questo qua che c'è? Vediamo. Attenzione, questa è una perché ha fatto queste sezioni un po' classiche? Sì, vediamo, puoi usare il PC? No. Puoi usare il PC? No, è già tanto che ci sia, però si vedono i piedi che non... Ma lasciamo perdere il puffo. Rovina un po' l'atmosfera. Che cosa si fa esattamente in questo gioco? Ecco, cioè, adesso usciamo. Oh! Allora, ancora siamo nel pianerottolo dell'appartamento. Questo è il tizio che gestisce, vedi? Il pianerottolo. Questo è proprio... Questa è una citazione per pochi, ragazzi. Ci sono due prese giganti, perché? Perché... Cosa? Le prese saranno enormi nel futuro. Ah, ok. Ecco, questo è proprio... Però posso dire che si è dato da fare davvero tanto con sì, setting. È molto bello, ragazzi. Madonna, non vedo l'ora. Okay. Adesso la missione di oggi è cercare Keanu Reeves, no? Madonna, cerchiamo Keanu Reeves da qualche po', però purtroppo mi sa... You're breathtaking! Ma questa cos'è, una moto? Sì, è una moto un po' futuristica, se vogliamo. Non la puoi usare. C'è tanta spazzatura ai lati e soprattutto c'è un deserto. Al contrario invece di quanto si è visto in Cyberpunk di CD Projekt Red, dove c'era un bordello di gente. Ok, andiamo nel posto Nightclub. Prendiamo gli organi da vendere al mercato nero. Però per adesso è totalmente esplorativo e non ci sono personaggi se non tipo questa Aspettate, che collo ha? Vedi il collo di dietro, la nuca? Oh, cosa? Che cos'ha? Un bozzo per... Oh mio Oddio, perché? Era meglio non scoprirlo. Perché sembra una Barbie, sai il pallino che hanno le Barbie appena tu gli stacchi la testa? Sì. Che ce l'hanno così. Era molto cosa meglio. Fa? Perché? Perché si sbozza sempre con... Ah, sì, ci sono dei cosi. Ah, dei camminati. Vediamo. Uno è Sporg. Sporg e l'altro c'è il gioco. L'altro è PlayStation. PlayStation, così. Però tutto non c'è storto, niente. Tra l'altro. Sono poi, i tasti. Cos'è? Tipo col velluto, con il pelo. Sì, vabbè. Ci sono i tasti PlayStation. Sono i tasti PlayStation. È una postazione di prova PlayStation. Ok, vabbè. Scusate, ho premuto il tasto molto furbescamente. Devo dire che non fa molti affari questo locale. No. Tra l'altro, secondo me, quella con quella cervicale spaventa un po' la clientela. Un po' sì, direi. Sì. Buone le premesse, ti prendi un pollicione in su, però effettivamente è soltanto così da visitare. Magari potrebbe essere arricchita da parte sua, metterci qualche elemento certo. Di gameplay non guasterebbe. Buono, bravo. Abbiamo visto che Banjo e Kazooie arriveranno su Super Smash Bros. Sì. E quindi giochiamo a Banjo Solo Side Quest. Poi voglio che Raiden giochi a questo. Ah, ok, grazie. Guarda lui, guarda, gira un po' la telecamera. Vediamo. È fatto molto bene. È fatto bene, sì. Però dai. Kazooie dov'è? Non c'è. Ma tu non ti fare domande, intanto è tanto che ci sia questo. Ma il feeling è buono, oh, guarda come salta tra l'altro. Sì, il feeling è buono, sì. È molto buono, ha messo la vibrazione per ogni minima cosa. Perché devo prendere le note perché musicali? Perché sempre devi prendere qualcosa, è un gioco in cui si raccoglie. Sì, però il budino perché? Ah, c'era un pezzo del puzzle. Ce lo so, però l'ho preso. Ok, l'hai preso, bravissimo. Muoio? No. No, non penso. Che vuoi? Ehi, Banjo, press circle button to spin. Circle, ok. Vediamo un solo contro quel nemico che c'era lì. Che nemico? Questo? Ecco. È un nemico? Ecco. Non è un... Me le ha date di brutto, però vabbè. E allora che serve fare spin? Niente, a spacchiarsela. Vediamo che... Oh, help mi dice. Qua siamo... Che devo fare? Come cioè, sta cosa dello spin non interagisce. Beh, vai là a prendere un altro pezzo di coso. Oh. Che le spine nel prato. Poi facilmente aggirabili. Vediamo questi ciori se si... Niente, no, sono un po' compenetrati. Spin è inutile. Conky for day. Ah, e che ci fa qua? È un easter egg. Allora dice di saltare dentro il cespuglio di... No, dentro quella sorgente. Ci sarei andato, insomma, non è che... Ah. Ok, che succede?
Ah, vai in un altro livello. In un altro livello. Però, nel però, Sugar Bake Lake. È fatto bene questo, cioè forse necessiterebbe di essere smussato un po' per... Ma perché non puoi ammazzare nessuno? Ma okay, che è finito sto coso? Devi implementare l'uccisione dei nemici, perché sennò qua... Esatto, perché il potenziale è molto grande di questo gioco. Veramente quindi... sei stato bravissimo a fare mi tutto raccomando, il resto. Mi raccomando, cerca... No, è saltato troppo tardi. Ah no, bravo, bravo. Lascia fare. Però noi diamo per scontato che siano maschi, magari è stata una ragazza. Tutto sommato è un ottimo lavoro, io gli direi di lasciare il pollice in su. Sì, insomma. Esatto, lasciamo il pollice in su e passiamo ai giochi originali. In tantissimi di voi ci hanno consigliato i livelli, ringraziamo tutti, continuate a farlo, mi raccomando, siamo Raiden97 in Dreams e ringraziamo Phil05 che ci ha consigliato Beach Pool. Ragazzi, la grafica c'è, è bella. Ma si può fare cioè, sembra anche proprio questo, un gioco di biliardo. Ma si può fare, aspetta un attimo, qui veramente mi parte il Cristo. Si può fare, si può fare anche questo con Dreams? Cioè, sì, si può fare questo? Si può fare questo, ragazzi, assurdo. Ragazzi, ma è assurdo sto gioco, ragazzi. Io non ho mai visto niente di qualcosa di simile, sì. Però così mai. Cioè, veramente, siamo a livelli... Stiamo giocando a palla 8? Guarda, l'ho sfocato, mi fa... O a punteggio, come mi stiamo mette... giocando? Guarda, pure la traiettoria. No. Non so come stiamo giocando. Credo a punteggio, quindi credo di aver fatto... No, dai, questa come l'hai sbagliata? No, la fisica forse è un po' da sistemare. Però guarda, pure il camino, ho fatto il gessetto, le stecche, le pareti sono fatte bene. Dai, questa è regalata. È regalata, ok. Se voglio fare questo. Certo, ovvio. Voglio fare questo. Dovremmo fare... Allora, ragazzi, io se la sbaglia... Se la sbaglia cosa? È botte. Bravo. Però come entra la palla è un po' così. Attenzione, il pallino no. No, il pallino no. Stavo dai, quello lì, quella rossa. Guarda, guarda anche il riflesso sull'ebano del biliardo. Comunque, beh, ragazzi, si potrebbe questo... giocare all'infinito, però abbiamo capito le meccaniche. Ma si può guardare vedere dall'alto? C'è una visuale diversa? Allora, vediamo. Vediamo, ti dai i controlli, change view, vediamo. Oh, sì. Oh, no, oh. Ragazzi. Pazzesco. Vediamo se c'è anche un'altra visuale. Ok, questa. Questa è inutile. Però c'è. Però ti fa vedere le palle imbucate. È vero. No, geniale. C'è anche questa che è molto poetica. Ma ragazzi, esatto. Ma è fottutamente fatto bene, ragazzi. Ma è molto meglio di tanti simulatori di biliardo che si trovano online gratis. Io mi ricordo che giocavo a Carom 3D. Che era fatto peggio di così. Ma quello non era online? Sì, quello era online, era divertente per questo. Anche se poi finiva insulti e scambio di cose porno nella chat. Però io direi di lasciare un like enorme e di passare un altro. Assolutamente like, quanto una casa proprio. Ringraziamo Chiapponi Boss 11 che ci ha consigliato Portaliset Docs Party Story. Questo mi è piaciuto tanto. Okay. Come concept, perché parti così. Fammelo vedere, perché io non l'ho visto, non molto li ho visti. Carino, e tu ti trovi in questo porto. Sì. È proprio curato, c'è puoi parlare di scaricatore di porto. Con la gente, dice, cosa pensi che io venda? Niente, fatti tu gli affari tuoi. Ok, questo se sono seduto qua solo perché sono stanco, non mi rompere le palle. Esatto, va bene. Carino, guarda che bello. Puoi saltare? No, questo è solo esplosivo. Alle gambette, no? Esatto, parla, sto leggendo un libro di storia. Ma chi te l'aveva chiesto? Affascinante, ok. Ma perché però sono dei mostriciattoli col giubbotto da eschimese i nostri... Non lo so, ci sono sia gli umani che questi mostriciattoli. Ma dentro c'è un'umana. Esatto, entra, poi entri, guarda, fa tipo l'animazione. L'inquadratura cambia. Puoi parlare, dice ciao Pati, come stai? Lui si chiama Pati. Sì, sì. Dice, sì. Ups and downs. Stanco, oh, ma eccitato. Ti capisco, bla bla. Ok. Ma lo scopo del gioco qual è? Cioè che genere di gioco è? Un'avventura? È un'avventura, praticamente. Tendenzialmente non troppo action. Ma caspita però che cura, sì, anche esatto, dell'inquadratura. Sì, capito? Questo cioè, è. Cioè io vedo il potenziale del videogioco, anche perché vedi fa tutte le animazioni. Per... Una regia veramente ottima. Esatto, ovviamente si può parlare con tutti, il che per adesso non è molto utile. Ti si aprono queste cose? Sì. Per farti vedere l'inquadratura, solo per questo. Esatto. Cioè, fatto bene. Poi bravo. Si può parlare con chiunque. Poi si raccolgono queste monete che però per adesso non servono a che. No, soldi. In generale penso sia un work in progress per adesso. Puoi passare in realtà da lì, no? No, in realtà non si può passare. Puoi leggere le robe. Io sono andata in questo posto dove c'è la signora. La cosa che si apre tutto è fighissima. È fighissima. Devi trovare la chiave che ce l'ha una persona. Ok. Che stava dormendo. Devi fare una cosa. Nel magazzino. Il magazzino è questo. Bene. Tu vai e scopri che in realtà ha perso le chiavi. Ok, quindi Nima ha perso le chiavi. Bene. E le chiavi servivano per... Vedi, cambia l'inquadratura. Bravo, ma caspita, quanto è bravo. Serviva per andare qui.
tanto talento da parte di questi creator, veramente rimaniamo esterrefatti. Infatti si chiama Early Demo. Come potete vedere, ragazzi, guardate quanti suggerimenti di giochi da provare ci sono arrivati. L'abbiamo detto solo la volta scorsa, però siete stati in tantissimi. Esatto, ma noi li proveremo tutti, ragazzi. Ci arriveremo, ma ce ne avete consigliato. Voi lo sapete, diamo la priorità ai giochi fatti, dedicati a noi, diciamo, no? Esatto, e Stocky04 ci ha dedicato questo scenario. È stato proprio lui o ce l'ha solo consigliato? No, ce l'ha dedicato lui. Grazie mille Stocky04, vediamolo per bene. Ecco, siamo noi, semplicemente con scritto iscrivetevi, che carino. Ok, c'è la scrivania. Sì, c'è anche il divano, cioè il cuscino verde. È fatto tutto. Beh, però guarda, si è sbattuto tanto. Esatto, cioè il Pingu non ce l'abbiamo, però quel cuscino verde più o meno sì, è questo. Che esatto. Però, poi, però c'è l'Xbox One. Noto una cosa, Link respira. Grazie, è bellissimo, iscrivetevi veramente al canale. E adesso passiamo alla mia parte preferita, ovvero il multiplayer. In questo caso Carlo Cirillo ci ha consigliato direttamente Tic-Tac-Toe per due giocatori, che ha fatto lui. L'ha fatto lui, quindi ragazzi, che? Giochiamo un gioco fatto da voi. Grande. Che praticamente è Tris. Ok, Tris. Metto io, vai tu. Ok, che tasto di premi X? Io perdo sempre in Tris. Ma pure in io Tris. In realtà vabbè, non così mi ricordo, è facile. Infatti perché l'ho messa lì? Vabbè, ma così è facile. Ma cosa è facile? Ma così è facile. Cos'è facile? Ma così è facile. Abbiamo perso tutte e due. Start another match. Io sono veramente scarsa in questo gioco. Io da piccolo mi potevano sempre, perché ero talmente intelligente. Non è vero, ero ho vinto! Ma che cacchio fai, ragazzi? Ho lasciato poi, mi sono deconcentrato. Rifacciamolo un altro, l'ultimo, vai. Va bene, dai, vai qua. Eh? No! Non lo metto. Non lo metto. Sì, vabbè, questa è una cosa molto semplice, però meccanismo base, però possiamo dire che ce l'ha dedicato, perché insomma no, in realtà l'aveva fatto per i cazzi suoi, però ce l'ha fatto provare. Questa è una cosa che comunque è bellissimo sapere, che la nostra community partecipa attivamente alla creazione di gioco, non soltanto dedicati a noi, ma in generale su Dreams. Esatto. Per il Mercoledì Dreams. Noi e noi ragazzi vi ringraziamo, mi raccomando lasciateci un like se vi è piaciuta la puntata, se vi interessano gli occhiali, link in descrizione. Sì. Noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao.